Abbiamo convocato per il 19 di febbraio una conferenza dei sindaci per affrontare il problema con i 27 comuni facenti parte dell'ASL. Oggi volevamo descrivere come ci stiamo muovendo già dalla fine di dicembre per tentare di affrontare in qualche modo questo problema di un grave taglio che ci arriva dalla Regione, che non ci rimborsa più l'80% di quello che i comuni spendono, tutti i comuni del Lazio spendono per l'RSA, ma arriva al 16%, quindi è un effetto molto grave sui bilanci dei comuni. Noi come distretto sociosanitario abbiamo messo in campo parecchi progetti che andavano proprio nella direzione della deistituzionalizzazione dell'utenza, ovvero attraverso gli assegni di cura abbiamo sempre cercato che diciamo così, che gli anziani rimanessero all'interno delle loro famiglie, venissero accuditi all'interno delle loro famiglie, ma insomma ci sono situazioni dove devono essere necessariamente ricoverati all'interno di strutture socio-assistenziali e sanitarie, per cui la Regione non può da un momento all'altro chiaramente mettere in default così i comuni perché veramente non possiamo dare più la risposta ai nostri cittadini. Santa Marinella anche viene colpita da questa cosa perché comunque gli anziani nelle strutture sono sempre di più, perché comunque la popolazione, l'invecchiamento c'è sempre maggiore, quindi noi ci troviamo in difficoltà, chiediamo alla Regione che ci aiuti, anche perché questo non è un singolo comune, ma bensì tutti i comuni della Regione Lazio. Oggi ci troviamo in una situazione perciò molto difficile nella copertura del pregresso e nella copertura di quello che avverrà nel 2016, perciò abbiamo grosse difficoltà, grosse preoccupazioni. Io credo che la prossima conferenza dei sindaci dell'ASL e del MEF, sicuramente un documento unitario, almeno auspico che avvenga, un documento unitario che possa contestare in qualche modo e trovare le soluzioni a questo gravissimo problema.